quindi abbiamo visto nel progetto Etruria sono diverse tecnologie, quelle che si stanno anche studiando, approfondendo. Nello specifico ne abbiamo vista una con te. Sì, sì, noi siamo una delle 6 tecnologie. La nostra si chiama Mangrove ed è sostanzialmente un sistema di rigenerazione suoli che avviene grazie acqua desalata. Quindi il nostro obiettivo a Tinos è produrre pineapples, ananas, evidentemente una coltura non locale, ma pensata per un chilometro zero sui turisti, partendo da 2 fonti molto semplici, sole e acqua salata. Quindi diciamo, il nostro sistema è un sistema che, proprio per avere speranza di essere replicato, deve essere innanzitutto low cost, modulare, in modo che domani comunità, varie tipologie di comunità possono affrontare innanzitutto un investimento progressivo, modulare. Quello che noi facciamo in particolare è desalare acqua con un sistema ottimizzato, molto semplice, di condensazione e evaporazione, quindi un sistema completamente passivo, funziona con il calore del sole. E noi incubiamo quest'acqua prodotta in incubatori organici, ossia dei sistemi di fibre, agricolor waste, quindi residui agricoli, e micorrize. E questi incubatori organici sono in grado di massimizzare il valore di quest'acqua prodotta. Evidentemente processi di desalazione passivi sono decisamente meno efficienti per esempio della reverse osmosis, ma naturalmente la reverse osmosis ha bisogno di investimenti importanti, e quindi diciamo noi cerchiamo di fare il più possibile con una capacità low cost. Gli incubatori organici irrigati sostanzialmente forniscono la texture, il suolo, il primo suolo a ciò che si decide di coltivare, nel nostro caso su Tinos, come ho detto, ananas. Una domanda, era uscito fuori oggi il fatto che comunque sia la desalinizzazione ha un impatto per il sale, quindi si può pensare, state studiando anche dei metodi di recupero di questo sale in modo alternativo? Sì. Ma innanzitutto è interessante perché la tecnologia Mangrove può utilizzare come input l'output di altri processi di desalazione, quindi il brine prodotto nello specifico a Tinos dall'impianto già presente di desalazione, approccio che potremmo per esempio replicare anche a Capraia, che ha già un impianto di desalazione di reverse osmosis che produce una quantità significativa di brine, e quindi innanzitutto in ottica circolare, output di un impianto che è input per tecnologia Mangrove. Dopodiché naturalmente il sale in realtà è un materiale preziosissimo che teoricamente potrebbe essere utilizzato, dico teoricamente, nell'industria alimentare, perché teoricamente, come il collega Francesco Fattone spiegava, c'è poi un problema di regolamentazione e di sicurezza, perché voglio dire, l'invito dell'economia circolare è un invito sempre importante, dopodiché non è automatico che il rifiuto di un processo possa essere un input sicuro per un altro processo. Però certamente oggi il sale viene utilizzato anche per produrre elettricità, viene utilizzato come condensante per alcuni materiali di costruzione. Quindi il nostro apporto, spero si sia capito in questi pochi minuti, è quello di trovare che ogni output del processo sia un input per un processo successivo.